Ciao, come superare la ferita emotiva del rifiuto? Molte persone temono di essere rifiutate e proprio per questa paura mettono in atto dei meccanismi di difesa che poi diventano dei meccanismi di offesa verso se stessi, perché ci sono persone che per paura di essere rifiutate evitano di provarci, non soltanto nelle relazioni sentimentali, ma anche nella vita in genere. Ad esempio, evitano di cercare un lavoro, di provarci magari a migliorare la propria situazione, proprio per paura di essere rifiutati. E tutto questo non nasce nell'oggi, ma nasce negli ieri. Sono delle ferite che ci portiamo dietro da quando siamo bambini. Quando siamo bambini può anche avere un senso la paura di essere rifiutato, la paura, perché può essere uno stimolo a fare sempre di meglio. Il bambino che per paura di sbagliare cerca di fare qualcosa di meglio, può avere un senso anche perché un bambino piccolo ha poche capacità di interagire nel modo, diciamo, migliore, tutto sommato, proprio perché le conoscenze sono basse. Ma, e questa paura quindi può essere giustificata, ma il fatto è che noi ci tendiamo a portare dietro delle paure senza dismetterle, senza lasciare perdere, senza lasciarle andare, ce le portiamo dietro anche in un'età adulta, per cui anche da adulti temiamo questo. E perché capita questo? Beh, succede per il fatto che spesso non riusciamo a dare altro approvvigionamento emotivo alla nostra sfera emotiva, che andando alla ricerca di tensioni emozionali, non distinguendo tra bene e male, non distinguendo tra piacere o sofferenza, non ha nessuna difficoltà a coinvolgersi proprio magari su paure che non piacciono alla parte logica. Questo è sicuramente un motivo fondamentale per cui noi dobbiamo imparare a dare altra pappa emotiva alla nostra emotività, vivere una vita con delle emozioni. In più dobbiamo, nel momento in cui ci rendiamo conto che viviamo questa paura, mettere l'antidoto, proprio nel momento in cui ci rendiamo conto di vivere la paura. Cosa significa mettere l'antidoto? Beh, significa nel momento in cui vivo la paura, metto una frase che va contro quella paura stessa, sfruttando la capacità della nostra mente, l'incapacità perlomeno della nostra mente di non avere, di non poter nello stesso tempo pensare una cosa al contrario di essa. Quindi nel momento in cui io vivo la paura, metto l'antidoto e dico: non mi importa se vengo rifiutato, io ci provo comunque perché è un mio diritto farlo. Una frase di questo genere e alla quale devo far corrispondere l'azione di provarci, non mi importa se sono rifiutato, va a destrutturare rapidamente e profondamente la paura del rifiuto. Dobbiamo farlo sistematicamente per un po', fintanto che questa paura sarà completamente destrutturata. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, se il video ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, ciao!